Parcheggia il furgone in spiaggia, si alza la marea e rimane impantanato, trascinato da un mezzo anfibio dei vigili del fuoco. A Senigallia, in fiamme una spazzolatrice, rogo domato con la schiuma. Come ogni estate è partito anche a Fano il fermo pesca, che resterà in vigore fino ai primi di settembre. Ma il blocco dell'attività non è per tutti: dalle cannocchie alle sogliole fino a cozze e vongole, nelle tavole dei fanesi il pesce fresco non manca mai. Siamo a lavoro giorno e notte per portare il Fano nelle posizioni importanti della classifica. Dopo le polemiche sull'esclusione dalla Serie C, il direttore dell'area tecnica ufficializza gli acquisti e annuncia i progetti della società granata. Lasciate ogni speranza voi che tirate. Ecco il carro di Luca Vassilice, realizzato per il carnevale dedicato a Dante, che torna a Fano dal prossimo fine settimana. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con una tragedia che si è consumata questa mattina a Pesaro, dove un uomo è morto in mare. Successo nelle acque antistanti i bagni Ridolfi, ma dalla concessione ci hanno fatto sapere che non era un loro cliente. Nell'immediato però è intervenuto il bagnino di salvataggio della stessa spiaggia, che lo ha riportato a riva e ha tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 e la capitaneria di porto. E rimaniamo a Pesaro per una brutta disavventura vissuta questa mattina alle 8 dal conducente di un furgone che da Viale Trieste aveva raggiunto i Bagni Due Palme per fare delle consegne. Il mezzo lo aveva parcheggiato sulla riva. In quello stabilimento c'è un piccolo tratto di spiaggia tra il bagnasciuga e gli ombrelloni, e poco dopo si è alzato il livello del mare. L'acqua ha raggiunto il furgone e il conducente, dopo alcuni tentativi, non ha potuto far altro che attendere i soccorsi. Sul posto i vigili urbani e la capitaneria di porto, che hanno allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti a mezzogiorno con un mezzo anfibio e lo hanno rimosso. E i carabinieri e i pompieri di Senigallia invece sono intervenuti in via Perilli questa mattina alle 5.30 per l'incendio di una spazzolatrice adibita alla pulizia delle strade. La squadra, sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme che avevano avvolto completamente il mezzo. I vigili del fuoco hanno usato del liquido schiumogeno e poi hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Nessuno è rimasto ferito. Come ogni estate è partito anche a Fano il fermo pesca, che resterà in vigore fino ai primi di settembre. Ma il blocco dell'attività non è per tutti e nelle tavole dei fanesi c'è sempre il pesce fresco. È scattato il 31 luglio il fermo pesca nell'Adriatico da Trieste ad Ancona. Per molti infatti è iniziato il periodo delle ferie forzate e potranno tornare in mare solo il prossimo 5 settembre. Si tratta di un provvedimento adottato con decreto ministeriale che interessa ormai da anni la flotta italiana. L'obiettivo è quello di consentire il ripopolamento delle specie ittiche. Non tutti però sono coinvolti dal blocco dell'attività. A spiegarcelo è Alessandro Cecchini, 51 anni e pescatore da 34, una passione tramandata da 4 generazioni, che lo porta a lavorare anche su Elvira, la barca lunga 8,50 m per una lunghezza di 2,5 m. Si trova quindi il pesce fresco in questo periodo? Sì, sì, il pesce fresco c'è, perché la pesca, piccola pesca, c'è, sta lavorando, sono reti ferme, fisse nel fondo, stanno lì tutta la notte, il pesce camminando si ingavina nelle reti. Oppure ci sono le vongolare che pescano, ci sono le volanti che pescano, poi ci sono altre attrezzature come le nazze, come i gugulli, sono tutte attrezzature da pesca ferme. Ecco. E che pesce c'è in questo momento? Noi vicino alla costa peschiamo sogliole, nocche, mazzole, capita manzancolle, capita dei grilli. Ma ci sono anche i suri, ha proseguito Alessandro, cozze, vongole, sgombri e alici, prodotto ittico che è possibile acquistare pure sul lungomare a chilometro zero. Io vendo torrette in spiaggia, dopo c'è più in giù 200 metri ce n'è un altro, 200 metri ce n'è un altro. Sono tutti casottini vicino alla strada che vendono il pesce. Un lavoro molto duro quello del pescatore, c'è qualcosa o qualche attività che può agevolarvi? Sono le barche grosse che vengono a pescare entro le 3 miglia, devono stare da 3 miglia fuori, io le metterei da 6 miglia fuori, perché hanno grandi motori, tirano grandi reti e i motori ce li hanno per
per andare a pescare fuori, piccole, piccole imbarcazioni, pescare da 6 miglia in terra. Questo perché il pesce ha più modo di riprodursi? Sì, c'è più mare, non c'è più bisogno del fenomeno biologico. Altro problema, ci spiega, è che le vongolare escono di notte e non più di giorno, orari in cui, a causa del buio, provocano danni agli altri pescatori. Ci abbiamo tutte le attrezzature in mare, segnalate con i segnali, ma purtroppo di notte non li vedono. E noi siamo stanchi di spendere i soldi nella attrezzatura. E noi all'inverno il lavoro nostro è ricucire tutte le reti, sono tutte cose che noi facciamo con la linguetta. E ripariamo la tazzatura, ripariamo. Ecco, e anche in questi giorni uscirà in mare? Ho il tempo buono e si uscirà. Ieri non sono uscito perché aveva messo brutto, però c'è chi è uscito che ancora vende il pesce perché ha pescato bene. E dal mercato ittico ai casottini del porto, in tanti questa mattina hanno acquistato pesce fresco. Se siete mattiniere avete più scelta, dal martedì al sabato i pescivendoli fanesi alzano presto le saracinesche al mercato di Piazza Andrea Costa nel cuore del centro storico. Qui fino alle ore 13 è possibile trovare una incredibile varietà di prodotto ittico locale e non solo. Sogliole e canocchie, le nocche, che pescano le retire che possono pescare. Poi le volanti vanno in mare, che ci sono i sardoni, e poi vabbè le spigole orate che sono da allevamento, questo viene da fuori, dall'estero, sia la ragi e così. Poi viene qualcosa della Croazia, tipo il merluzzo, tipo dei rospi freschi, se no tipo le triglie, che sarebbe sempre l'Adriatico della Croazia. E poi calamari, gamberi, sta roba qua. C'è una bella scelta quindi. Sì, sì, come no. Poi il salmone, vabbè, quello della Norvegia, gli sgomberi vengono dalla Francia o dalla Spagna, chi è che sia. E a me va molto il sugo, che faccio io la mattina, ci metto un po' di tutto. Il pesce c'è, è fresco, sì, arriva fresco. Anche se adesso arriva dall'America, dopo 7 ore è qua in Italia, Fano. Con l'aereo, prima è cambiato tutto. Sì. Posso chiedere che cosa ha acquistato? Cosa troviamo nella busta? 2 merluzzi per una signora anziana e le cozze per me. Come le cuocerà? Ah, gli faccio un po' di pomodorino, semplicissimo. In forno? No, nella padella, sì. Cosa prenderete? Delle cozze e delle triglie. Come cucinerete questo pesce? Le triglie fritte. E le cozze invece in padella. Lo mangiate spesso d'estate? Sì, spesso mangiamo il pesce, sì. Per noi qui al mare è normale. È quasi d'obbligo. Quasi d'obbligo. E ormai da qualche anno c'è anche un altro piccolo mercatino ittico al porto di Fano dove poter acquistare il pescato della notte. Le imbarcazioni, infatti, dopo l'uscita in mare portano il loro carico direttamente in banchina. Questo, ad esempio, è il casottino denominato da Matteo, ma noto come da Sabatin. Conosciuto da tutti per questo nome, che deriva? Dal nonno di Matteo, che era sempre pescatore, una famiglia di pescatori, poi c'era il babbo e Sabatin, la vela, diciamo, perché ogni poi marinaio c'ha la sua vela, e Pietrin la Mora. E tutte le mattine siete presenti qua? Tutte le mattine, dal lunedì alla domenica, abbiamo il pescato giornaliero, lo puliamo anche il pesce, e dalle 7.30 alle 12.30 indicativamente. Faccio un servizio in più, abbiamo una lista broadcast dove io ho inserito tutti i miei clienti e alla mattina gli mando il video con il pescato, i prezzi, loro mi fanno l'ordine da casa comodamente, quindi possono arrivare anche a mezzogiorno, hanno già tutto pronto. E pesce fresco assicurato? Pesce fresco, sì, pesce fresco di giornata, ovviamente in base al periodo, quindi non è che c'è sempre tutto, perché insomma seguiamo la stagionalità del pesce. Anche lei a comprare il pesce? Sì, c'è un ristorante, solo canocchio. E basta. Che cosa ci farà? E penso l'estate con la salsa prezzemolata. Quali piatti vanno per la maggiore in questo periodo, visto che lei è un ristorante? Antipasti piuttosto che secondi? Più antipasti, perché è un po' più estivo e ho iniziato anche a fare il brodetto io. Lei è di Fano? Sì. Viene spesso qua al porto a comprare pesce? Sì. Che cosa ci farà? Oggi c'è un po' di nocchie, non so, adesso vediamo cosa che c'è. Che c'è, sono venuto tardi stamattina. Buongiorno, che pesce acquistate stamattina? Pannocchie, canocchie e la razza la prendiamo. Cosa ci farete? Un bel sughetto? Il brodetto. Di dov'è lei? Gubbio.
Ed è qua a Fano per quale motivo? In vacanza? O no, un giorno di vacanza, se abbiamo la roulotte. Se lo fa anche pulire il pesce? Me lo faccio pulire se è pesce che è un po' lungo, diciamo, come gestione, se no lo faccio da sola. Lo prendo per i bambini, è sempre pesce fresco, locale, e quindi mi trovo molto bene. Le piace anche cucinare? Sì, lo cucino spesso. Lavoravo in cucina, ma in cucina dove si producono i mobili, adesso invece la cucina è tutt'altro. Il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, interviene sulla drammatica crisi umanitaria che si sta consumando in queste ore in Afghanistan e annuncia che nella prima seduta di settembre dell'Assemblea presenterà una specifica mozione. L'obiettivo è quello di prendere l'impegno formale per azioni concrete di solidarietà e di accoglienza per i profughi e in particolare per le donne afghane. Ci mettiamo a disposizione, ha detto Latini, per integrarci con tutte le realtà che in queste ore si stanno adoperando per creare una rete di soccorso. Ed ora i dati della pandemia. Salgono a 205 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche. In testa c'è la provincia di Macerata con 56 contagi, seguita da quelle di Ancona e di Pesaro Urbino, entrambe con 36. In aumento anche i ricoveri. Negli ospedali ci sono 6 pazienti in più rispetto a ieri. I degenti in terapia intensiva salgono a 9, mentre quelli in semi-intensiva a 6. Intanto prosegue la campagna itinerante per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Nell'area Vassa 1 sono state stabilite le nuove tappe del camper che troverete anche nel nostro sito occhioallanotizia.it. Non c'è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. Poi la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come il vaccino e il periodo di osservazione al termine dell'inoculazione. Cambiamo argomento. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia è atteso nelle Marche domenica 22 agosto. Il tour inizierà a Pesaro alle ore 10 e poi il ministro farà tappa a Iesi, Castelfidardo, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto. Ad accompagnarlo il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti. Ed ora apriamo la pagina dello sport con il calcio locale. Dopo le polemiche sull'esclusione dell'Alma dal campionato di Serie C, oggi è intervenuto il responsabile dell'area tecnica. Annunciati anche i nuovi acquisti e il ritiro della squadra in agenda da lunedì 23 agosto. Siamo in ritardo perché le vicende sul ripescaggio ci hanno portato via del tempo importante, ma era doveroso cercare tutte le strade possibili per rientrare in Lega Pro. Così Enzo Agliano, responsabile dell'area tecnica della squadra Granata, che oggi ha incontrato la stampa per annunciare i progetti della società Alma Juventus Fano, ad intervenire telefonicamente anche il patron Mario Alessandro Russo. Secondo noi comunque c'erano e ci sono tutte le condizioni per poter rientrare. È normale che poi c'è una società alle spalle con il presidente in primis che si sta occupando di questa cosa. E vediamo insomma che cosa succederà, però al di là di questo adesso siamo partiti per lavorare per un campionato di Serie D importante. Sicuramente già i primi acquisti fatti in questi giorni sono dei calciatori importanti per la categoria e siamo qui a lavorare 24 ore su 24 per cercare di formare un gruppo importante che possa sicuramente portare il Fano nelle posizioni importanti di classifica. Comincia a prendere forma quindi la squadra Granata. Gli accordi sono stati ufficializzati per un centrale difensivo e 3 attaccanti. Si tratta di Abel Gigli, Loris Tortori, Antonio Broso e Francesco Casolla. Si proseguirà con altri acquisti di livello. Agliano ha poi parlato dell'allenatore Carmelo Gioffrè. Un allenatore giovane con il quale ho già avuto modo di lavorare, una persona seria, per bene e soprattutto preparato. Ripeto, ha già lavorato con me, ho avuto modo di apprezzare le sue qualità, la sua qualità di gioco della squadra, la sua qualità nel rapporto con i ragazzi e quindi sono convinto che possa far bene. Fino ad ora gli è soltanto mancata un'opportunità importante, questa opportunità importante per lui può essere Fano. È una persona che non è legata a procuratori o a direttori sportivi e quindi fino ad ora, ripeto, non ha avuto l'opportunità giusta. Io penso che Fano possa essere il suo trampolino di lancio. Da lunedì 23 partiremo per il ritiro, una prima settimana la faremo a Rivisondoli in Abruzzo, dopodiché rientreremo qui a Fano. In questi giorni ci sarà l'annuncio anche di altri calciatori e cercheremo di partire per il ritiro con il 70-80% della rosa già ben definita.
E torniamo a parlare del carnevale estivo che si svolgerà a Fano nei prossimi due fine settimana. E andiamo a scoprire con Filippo Pucci, un altro gigante di cartapesta. Questa sera è la volta del carro realizzato da Luca Vassilic. Lasciate ogni speranza o voi che tirate. Il titolo del carro del giovane Luca Vassilic fa già capire tutto. La scena è grottesca, racconta il carrista. Qui ci troviamo nel vorticoso ottavo cerchio raccontato da Dante, ovvero quello delle malebolge. È una lettura in chiave satirica del canto nel ventunesimo dell'Inferno di Dante, dove troviamo tutti i protagonisti appunto di questo canto, che è uno dei più famosi dell'intero inferno. Troveremo i diavoli malebranche, troveremo la pece bollente in abbondanza, troveremo i barattieri che sono i protagonisti di questo canto, solamente che questi barattieri insomma avranno dei volti noti e invece che scontare la loro pena come sarebbe giusto nell'inferno dantesco, purtroppo daranno gatte da pelare a parecchie persone, noi compresi. Un carro ricco di movimenti ed effetti particolari, racconta poi Vassilic, che invita sia i cittadini che i turisti a partecipare alle prossime date in programma della manifestazione, ovvero il 21 e 22 agosto e il 28 e 29 agosto. Ma nell'opera c'è anche un'altra caratteristica. Come buon canto 21 dell'Inferno si rispetti, non mancherà il finale di canto, il famoso del cul fece trombetta, che apparirà a un certo punto e lo vedrete. E fino a domani sarà possibile visitare la mostra fotografica Che Favola, allestita alla Rocca Malatestiana di Fano. L'esposizione, aperta dalle 18 alle ore 23, contiene le immagini e i testi che ripercorrono i 16 anni della festa organizzata dall'Associazione Culturale Il Paese dei Balocchi. E sempre domani sera alle 21.15 è in programma il concerto del cantautore bungaro che verrà nominato sindaco del Paese dei Balocchi per l'edizione 2021. Altra bella notizia, Valentino Rossi sarà presto papà perché la fidanzata Francesca Sofia Novello è in dolce attesa e il campione ha dato il lieto annuncio sul profilo Instagram. Dopo un'attenta visita, ha scritto nel post, possiamo comunicarvi che la Francia è incinta, aspettiamo una bambina. E prima di salutarci vi facciamo vedere le foto che ci sono arrivate da Finile di Fano e che riguardano un peperone, pensate, lungo 23 centimetri e del peso di 400 grammi. L'ortaggio Maxi è stato raccolto nell'orto di casa dall'82enne Giorgio Bresciani. Inviateci anche voi fotografie e segnalazioni sempre importanti per la nostra redazione al 338-4968-250. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Buona serata a tutti. We'll be right back.